Eccolo là. Bravissimo. Bravissima. Ok. Eccola. Bravo. Unlock your full potential at Crack Addicts. Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di Giulia. Buongiorno. E faremo un bel video di trattamento osteopatico. Girati verso la finestra, Giulia, che ti spiazzo in due, come si dice. Allora, fai sport? Sì. Cosa fai? Palestra, sala pesi. Ok. Hai sempre fatto questo, facevi altro? Nuoto. Ok. Sì. Tennis, un po' di tutto. Ok, una bella sportiva. Sì. Lavori, studi? Sì, entrambi. Ok, cosa fai? Ah, quanti anni hai? 21. Quindi sei al secondo anno? No, terzo anno. Non ti fai mai scaricare la colonna, vero? No. Si sente. Allora, mettiti seduta qui al centro del lettino. Facciamo i test sulla forza, vediamo come sei messa. Partiamo con mani sulle spalle, spingi in alto la coscia. Stop, spingi questa. Stop, con la gamba spingi verso la scrivania. Stop, vai. Stop, molto bene. Braccia dritte. Spingi verso l'alto. Spingi verso il basso. Spingi verso il fuori. Spingi verso il dentro. Verso... Brava, no, tranquilla. La forza è buona, eh. Si può migliorare, ma è buona. Allora, vediamo. Neanche massaggi deve fare, giusto? Oltre ne sblocchi nei massaggi. Pochi. Pochi? Male se schiaccio così? No. Male se schiaccio così? No. Gira il collo a destra. Dimmi cosa vedi di me. Mano gomito spalla, viso. Sì, tutto. Tutto? Gira a sinistra. Ti sposto i capelli. Stessa domanda. Sì, tutto. Ok, quindi la rotazione va bene. Sei un po' tesa sul collo, ma direi che è gestibile. Allora, vieni un pelo in giù. Bravissima, ti tiro un po' più in giù questo. Allora, spingi con la gamba in questa direzione qua, vai. Stop, di là, stop. Ora, dentro, alto, quindi così, sempre a gamba dritta. Aspetta, 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 così, vai. In su, qua. Molto buono. Spingi in là. Spingi in su. Bene, per ora sei promossa. Per ora. Braccio dritto, spingi verso il muro. Questo mica tanto, eh. Spingi verso l'interno. Questo neanche. Spingi là. Quante volte vai a settimana? 3. Ok, spingi dentro. Ancora. Allora, tieni il braccio così, pollice così, spingi verso quest'osso, vai, ruota il collo di là, così, spingi, ok, torna dritta, mi fai 3 bei respironi a bocca aperta. Brava, vai, vai, perfetto, morbida, morbida, gira il collo a sinistra, gira il collo a destra, ok, inclina a sinistra, quindi orecchio sinistro vicino alla spalla sinistra. Così, guarda, torna al centro, così, fai l'opposto, un po' più in qua, così, e così,
Eccolo qua. Allora, giù. Sei pronta? No. Scappiamo. Allora, la prima volta è un po' traumatico, nel senso che fa un po' paura il rumore, ma vedrai che non senti niente. Anzi, poi diventa una droga. Sei pronta? Vado? Sono in picchia. Molle, molle, giù, molle, 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 molle. Aspetta che ti sposto i capelli che... Ok, giù. Molle. Brava. Non ti sei neanche tesa, bravissima. Ce n'è un'altra qui, stai molle. Bravissima. Ok, dai, non so peggio. Vedi. È che la prima volta fa paura il rumore, insomma, cosa fa? Mi spacca il collo. Ok, allora. Vieni leggermente più in qua. Spostati un po' col corpo. Brava, ferma così. Spalla a spalla. Gomito, gomito. Morbida, anche qui sentirai il rumore, non spaventarti. Inspira. Fuori. Eccolo qua. Poi, seduta. Vieni tutta vicina al bordo del lettino, metti le mani intrecciate così, le metti dietro la testa, poi giù la gamba, chiudi i gomiti, piega in avanti, morbida, morbida, inspira, fuori, lasciati cadere in giù. Eccola, sei tutta da rifare. Gira sul fianco di qui, brava, allora, un braccio qui. Una gamba piegata, adesso ti sentirai cadere ma non cadi, gomito gomito, testa così, giù 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 giù, lascia molle, bravissima, mi fai un bel respirone e fuori l'aria, brava, fianco destro, scusami, fianco sinistro, facciamo la stessa cosa, vieni più vicina, stop, uno, due, tre, inspira, fuori. Ok, ti rimetto a nuovo. Cominciamo a ragionare. Ora, spingi di là, vedi che ora è meglio. Sempre bella morbida, eh? Ah, ho sentito che roba. Molle, molle. Brava. Perfetto. Fammi un respirone. Fuori l'aria. Un respirone. Fuori l'aria. Seduta, gambe di là. Allora, mano sui fianchi. Così, un po' più in alto. Brava. Quando te lo dico io, mi dai una gomitata più veloce che puoi, come se dovessi picchiarmi, verso l'indietro. Vai. Brava. Vai. Perfetta. Braccia dritte. Spingi su, spingi giù, spingi fuori, spingi dentro, molto meglio. Molto bene. Allora, consigli non te ne do se non di fare stretching, quello che dico un po' a tutti i pazienti, perché il vizio è sempre che la parte davanti muscolare è sempre più corta, infatti tutti andiamo avanti con le spalle e automaticamente dietro la parte è tesa. Se noi allunghiamo il davanti, le spalle se ne vanno indietro e tu sei bella dritta così. Quindi fai un po' di stretching, allunga tutta la parte davanti. Poi basta, il corpo è buono, era solo un po' bloccato, ma niente di eclatante. Quindi Giulia promossa. Che voto gli diamo? Gli diamo un bel 8, dai. 4. 10 non si dà mai, no? Allora sennò... Devo tornare, prendo 10. Brava, vedi che hai capito tutto. Qui sei un po' tesa, eh? Facciamo ripassare con un bel massaggio. Va bene. Senti, domani sarai un po' infastidita. Lascia passare un 2-3 giorni, vedrai che sentirai poi il beneficio del trattamento. Va bene?
Oggi siamo in compagnia di Stefano, spiegaci un pochettino che cos'hai. Allora, prima visita anzitutto ci tengo a specificarlo. Bene. Sono venuto appunto perché faccio un lavoro prettamente d'ufficio. Ok. Seduto su una sedia che sì, per quanto dovrebbe tenere una postura ecco regolare, non ce la fai a portarmi in avanti. Ok, 8 ore classiche di ufficio? 8 ore, anche 9, sì. Il dolore che ho percepito, no, soprattutto in quest'ultimo anno, è legato a una zona bassa della schiena. Ok. Non sempre, ma si presenta qua. Ok. E dà parecchio fastidio quello. Non ti prende gli arti inferiori? Non ti prende le gambe? No. Non hai formicoli strani al piede? Formicoli niente. Ok, fammi vedere bene il punto, girati. Indicami il punto con la mano. Più o meno qua. Molto centrale? Molto centrale. Ok, non prende questa fascia. No. Rimane proprio puntiforme qua. Puntiforme, esatto. Ok, allora mettiti così. Fai una cosa, piega il collo in avanti e vai giù a toccarti la punta dei piedi fin dove arrivi senza forzarti, eh? Ok, torna su. Ok, facciamo la stessa cosa da seduto. Guarda dritto avanti a te. Ok. Come prima piega il collo e poi scendi. Scendi, scendi, scendi. Ok, torna su. Vieni un po' più indietro. Mi fai un bel respirone. Bravo, fuori. Ancora. Fuori. Ancora. Ok. Ma direi che però non sei così messo male come sembrava. È proprio un discorso posturale, secondo me. Tu ti alleni, fai qualcosa? Eh? Sì, faccio calisthenics. Mm. Però diciamo autodidatta. Ok, non ti fai seguire? No. Ok. Quando faccio questo movimento, senti libero o senti il mio dito che ti ostacola nella rotazione? Ostacola. Ok. E se invece lo faccio di qua? Ostacola di più, ostacola di meno, ostacola uguale? Un pochino meno, la sensazione è meno pressante. Meno pressante? Esatto. Ok, bravo. Guarda, fisso un punto, spingi verso l'alto le braccia, io spingerò verso il basso. Okay. Vai, spingi. Stop. Spingi verso il basso. Spingi verso il fuori. Verso il fuori? Sì, okay. Spingi. Yeah. Spingi verso il dentro. Beh, la forza è molto buona, eh? Mani sulle spalle, stessa cosa facciamo sotto, quindi spingi verso l'alto la coscia, non ti aiutare con la schiena. Ok. Spingi. Spingi. Spingi in fuori la gamba. Bravo, spingi, spingi forte, stop. E spingi forte anche questa. Stop. Questo è molto positivo perché vuol dire che tendenzialmente i nervi stanno lavorando correttamente. È proprio un discorso posturale il tuo. Allora, porti gli occhiali, che cos'hai? Astigmatismo, miopia? Miopia. Miopia. Ti ricordi quanto hai in meno? 2 e 1,50. Ok. Hai dolore se ti inclino il collo? No, 0. Se lo incliniamo a sinistra? No, no. Ok. Se schiaccio questo punto? Sì. Ok. Se inclino e schiaccio questo punto, il dolore aumenta, diminuisce o rimane uguale? Diminuisce, sì. Ok. Facciamo anche di qua. Questo punto ti fa male? Sì. E se inclino, aumenta, diminuisce? Aumenta. Aumenta. Ok. Ci sono un po' di limitazioni funzionali delle vertebre da correggere. Eh? Allora, inspira. Ancora. Fuori. Molto bene. Mangi bene, mangi male? Mangio bene tendenzialmente, mm-hmm. Meno che un po' di volte al lavoro che un po' mi adatto, ecco, diciamo. Sì. Che a parte la classica piedina, diciamo. Sì, eh. Che ci vuole però ogni tanto, se no un po' di vizietti li dobbiamo avere. Qua hai dolore? No. Qua hai dolore? No. Qui hai dolore? Sì, un pochino sì. Ok, qui hai dolore? No. Allora, cominciamo a liberare un pochettino il tuo corpo da questi brutti blocchi che hai. Vieni più vicino a me. Okay. Ti ripeto, se senti rumore non spaventarti. Perfetto. Mani sulle spalle, stai bello rilassato, faccio tutto io. Mi fai una bella inspirazione.
e fuori l'aria. Fuori bene, appoggia la testa, inspira, fuori. Ok, bravo. Sentirai solo questi rumori, niente di più. Il braccio lo metti qui, gamba piegata. Adesso la sensazione sarà quella di cadere fuori dal lettino, ma non cadi perché ti tengo io, quindi stai super super morbido. Lascia cadere il ginocchio, ginocchio giù 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 giù, bravo. Inspira, fuori. Bravissimo. Fianco destro. Beh, per essere la prima volta sei molto bravo, eh. Gira. Ho visto qualche video. Ok, ok, ok. Uno. Due. Piega, piega, piega. Bravo. Questa volta la gamba la metti fuori. Ottimo. Anche qui ti sentirei cadere, ma sei tranquillo che non succede niente. Lascia morbido. Bravo. Inspira. Fuori. Bravissimo. Pancia in alto. Ok, allora. Qui sentirai un rumoraccio, eh? Non ti spaventare. Ok. La prima volta è quella un po' più... tosta. Esatto. Super, super morbido. Qua giù. Super morbido. Bravissimo. Ok, il punto di prima che ti faceva male? Assolutamente zero. Quasi. Zero, vero? Ok. Questo zero o qualcosina c'è ancora? Qualcosina. Ok. Vieni seduto. Un pelo più vicino a me. Ok. Sempre però con le gambe di qua, sì. Ok. La mano dietro al collo. Stai morbido, piega il collo in avanti. Inspira. Fuori l'aria, lasciati cadere indietro. Fuori, 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 bravo, giù la testa. Bravissimo. Mano sul pettorale. Mano sul gomito. Stai super rilassato, anche qui se senti rumore non spaventarti. Inspira. Lascia molle il braccio, fuori. Giù. Ok. Adesso ti faccio un esercizio per... aprire un pochettino queste spalle. Okay. Braccia dietro verso di me, le tengo io. Tu semplicemente dovrai inspirare con la bocca e cercare di gonfiare il petto. Ok. Una volta che ti dico stop, che l'aria è dentro, cerchi di alzarmi la pancia e gonfiarla senza buttare fuori l'aria. Ok. Adesso proviamo. Quindi gonfia il petto, inspira, bravo, trattieni l'aria e alzami la pancia. Esatto. Trattieni 5 secondi. Fuori bene. Perfetto. Ancora. Alza il petto, inspira. Trattieni e gonfia. Bravo. Fuori. Facciamo l'ultima volta. Gonfia bene la pancia, bravo. E fuori. Perfetto, mettiti seduto, ti girerà un po' la testa, non spaventarti, eh? Gambe di là. Ottimo, piega il collo in avanti e vai giù. Ok, torna su, direi che adesso è molto meglio. Va bene, direi che ci siamo. Allora, il tuo problema non è tanto questi blocchi che, vabbè, sono blocchi che ti ho tolto e ovviamente avrai un gran beneficio, però è proprio posturale, tu sei proprio con queste spalle in avanti, devi riuscire ad aprire. Quindi o migliori la tecnica dell'esercizio o aggiungi semplicemente dello stretching. Questo che ti ho fatto potrebbe esserti molto utile, quindi braccia dietro, inspiri tanto con il petto, lo tieni bello gonfio. Okay. E poi alzi la pancia. Oggi siamo insieme a Margherita, una studentessa di doppiaggio, io sono contentissimo di questa cosa. Faremo un controllo generale, è qui per un check-up, io sono anche, ho un master sulla voce, quindi adesso andiamo a nostra e facciamo qualche esercizio e vediamo un attimino se c'è qualche problema e lo eliminiamo. Allora, girati verso la finestra, è la prima volta che mi capita, non posso dire doppiatrice, una studentessa di doppiaggio e recitazione, sono veramente contento.
Esercizi vocali, ne fate, non ne fate? Sì, cioè per riscaldare la voce, specialmente prima di entrare in studio di Sì, eh. doppiaggio. Sì, per forza. Ma devo farti 1.000 domande io, in realtà, oggi. Allora, piega il collo in avanti, vai giù, 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 giù. Ok, vai giù, toccati la punta dei piedi, torna su. Non male. Mettiti seduta, spingi verso l'alto, spingi verso il basso, verso il fuori, verso il dentro. Bella forza e buona. Sembra elastica, eh? Anche bella lassa, direi. Fai sport? Sì. Altre cose fatte in passato? Danza classica, moderna, pallavolo, nuoto, tennis. Ne Ok, va bene. cambiamo uno all'anno. Ok. Beh, esperienze. Pancia su. Mangi bene, mangi male? Sto cercando di mangiare più sano. Ok. Male qui. Male qui. Male qui. Male qui. Ok. Dai, il doppiatore preferito. Voglio saperlo. Adesso ti metto in difficoltà davanti a te. Non lo puoi dire. Oddio, Uomo e direi, donna, dai. allora, no, direi il mio professore di doppiaggio che doppia gli anime, perché è quello che vedo di più perché mi piacciono molto gli anime, quindi si chiama Lorenzo Scattorin. E donna, purtroppo non mi ricordo il nome, però ce l'ho avuta che ci ha fatto lezione un paio di settimane fa, che anche lei ha doppiato un sacco di cartoni animati e ci ha fatto vedere i suoi video ed è impressionante come cambia la voce da un Sì. Che personaggio. con la voce non hai problemi, il reflusso, non hai. Quando non ti si spezza la voce, non fai spesso queste cose qui? Ok. No, quello no. Anche perché ci hanno detto a doppiaggio di non farlo mai quello perché Esatto. rovina le corde vocali. Esatto. Piuttosto bevi un goccio d'acqua se ti Un senti. goccio d'acqua oppure usare il vocal fry, che è Sì, lo questo. so. Tipo questo Infatti, quello era simile. il primo esercizio che ci fanno fare per Esattamente. risvegliare la voce. Esattamente. Per riscaldarla, molto i trilli, questi Sì, movimenti però i qua. doppiatori dicono che il frying serve per riscaldare la voce, mentre gli Sì? insegnanti di canto ti dicono che serve per raffreddare le corde È vero, vocali. bravo. Allora, in realtà ha ragione tutte e due, perché puoi usarlo sia come defatigamento, sia come attivazione. Dipende, lo scopo, la durata di quanto fai il fry. Quindi hanno ragione entrambi, dipende semplicemente da quanto dura il fry che fai. Perché ci stavo litigando con un mio amico che fa canto su questa Sì, cosa. eh. E il fry nel canto lo utilizzano per sporcare anche la voce. Che in teoria anche i doppiatori dovrebbero fare così, no? Se non usate il fry vi fate male, urlate, no? Infatti ci Cioè ho le scene di pensato. rabbia, le scene di urli, o usate il diaframma Il o il diaframma, vocal fry, o è un tendenzialmente il disastro. diaframma. Bene, bene, sono contento. La prima volta che mi capita una doppiatrice, una quasi doppiatrice. Allora, senti un po', cominciamo a liberare qualcosa qui. Cosa dici? Andiamo, sì. Pancia sopra, vai! Sai che comunque le corde vocali sono alimentate dai muscoli, quindi se sei tesa qui, sei tesa sopra, dentro lavori male. Quindi questo aiuterà anche per la voce. Sentirai un rumoraccio, ma non fa male. Pronta? Bella morbida. Brava! Morbida, morbida. Bravissima. È strano, vero? È piacevole. Vero? Si ha un po' paura quando non si fa, ma vabbè, la prima volta, il resto poi diventa una droga, lo vuoi sempre. Vieni un po' più
verso il bordo del lettino e un po' più in giù. Perfetto. Braccio a me, spalla a spalla. Inspira. Fuori l'aria. Inspira. Fuori l'aria. Ok. Fianco sinistro, quindi di qua. Gira sul fianco. Vieni vicino col sedere. Stop. Un braccio qui. Piega. Così. Gomito, gomito. Lasciati cadere. Brava. Dentro bene l'aria. E fuori. Girati di qua. Giù, 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 giù. Inspira. Fuori. Eccolo là. Ok. Allora, andiamo a liberare un po' sto diaframma. Cosa dici? Così ti aiuterà un pochettino anche nel tuo lavoro. Dentro l'aria. Fuori l'aria. Dentro. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro. Fuori. Brava. Dentro bene. Dentro bene l'aria. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro. Ok. Seduta. Ok, allora tolgo l'ultima tensione qua. Sei sul trapezio, sei un bel po' tesa. Dormi bene, ti svegli la mattina già stanca, già tesa, muscolarmente contratta, o la mattina sei tendenzialmente a posto? No, in realtà anche la mattina mi sveglio che sono contratta così. Cuscino, da quanto tempo ce l'hai? Com'è? Il cuscino da quanto tempo ce l'hai? Da qualche anno. Ok, più di 5? Sì. Ok, cambia il cuscino. È però uno di quelli... Memory? Sì. Io direi di cambiarlo così che l'appoggio sul collo venga in maniera più corretta e non ti porta in tensione qua, perché se ti svegli la mattina che hai già tensione, o era il blocco che avevi o non mi sei comodissima sul cuscino, cioè non ti sostiene la colonna. Infatti io il cuscino tendo sempre a ripiegarlo, okay, perché così quando mi sdraio lateralmente non sento l'infossamento del collo. Ok, ma sono... allora quello lo andiamo a cambiare. Il resto devo dire che è solo un po' biomeccanicamente bloccata, ma cioè poca roba, eh. Abbiamo tolto tutto. Allora, braccia dritte. Come prima, spingi in alto. Spingi in basso, spingi in fuori e spingi in dentro. Super. Bene, direi che ci siamo.